prova off-road della Urus con Peter al volante. Quindi abbiamo curve abbastanza strette, questa dobbiamo rallentare un pochino prima per poterla poi portare fuori qui. Questa è più aperta di quello che sembra, e posso addirittura mettere il terzo, però poi devo frenare. Rimetto la seconda, stessa cosa qui. Qui freniamo un po' bene perché qua va in là. E qui peggio ancora, quindi tieni la stretta. Grazie. Okay. Questa frenata un pochino anticipata perché solo perché è in discesa. Poi una volta dentro abbiamo una chicane. Abbiamo un braking point che praticamente è un lift off, non è proprio un break perché dopo è dritto, quindi volendo ci possiamo anche andare. Buona frenata qui, se stai usando il manuale metti seconda, tiro di gas, appena possibile rimetti la terza perché c'è molta sabbia e fa fatica a prendere velocità, in terza facciamo prima. Attenzione a non salire qui sotto perché è veramente un po' troppo alto. Qui c'è una curva piuttosto brutta, poi possiamo anche allungare un pezzettino di quarta, però quel break lì è molto importante perché qua chiude. Per il resto la coppia di questa macchina è molto interessante, proprio perché permette a 2000 e qualcosa di andare via come se niente fosse. Come se niente fosse. Come se quelle 22 quintali. Bravo, non ci fossero. Cintura e ci siamo. C'ha l'holder, l'hill descent control inserito. C'ha tutti i controlli di questa terra perfettamente. Devo prenderci un po' il giro. Diciamo che oggi le macchine sono un bel gioco perché c'è un sacco di roba da scoprire. Sì. Adesso sei in automatico, eh. Cosa succede? Che quando freni tanto entra l'ABS, lui si prende tristezza e ti butta la prima, capisci? Non va bene questo. No, cosa. Non va bene, è per spiegare. No, non va bene, lo so che non, cioè, ne sono convinto.